Eccoci tornati su Arsenal Evolved. Oggi vi annunziamo sul nostro server in PvE, o meglio in single player, ma siamo su un server online che si chiama MTS. In pratica è un cluster, praticamente soltanto PvP, quindi cerchiamo un attimino magari di iniziare bene, ovvero come prima cosa direi di andare lì davanti dove spawnano le carote, così ci prendiamo subito un cavallo e possiamo magari spostarci. Poi cerchiamo di farci una bola, così possiamo prendere un opterono. Praticamente tiriamo la bola e col cavallo scalciamo. Così gli aumentiamo il torpore. Easy. Con un po' di difficoltà sono riuscito a raggiungere questo posto dove praticamente qua dentro, come vedete, spawnano sia le patate che le carote. Insomma, da soltanto i semi perché, giustamente. Ma che cavolo? Mi dai anche le carote, per favore. Grazie. No. No, voglio solo far vedere. Guardate quanti semi ci ha dato, cioè io non ho parole. Questo è praticamente ottimo punto quando si spawna, che almeno recuperiamo facilmente un po' di cibo. E in più prendiamo anche le carote. Ora faccio giusto gli attrezzi e una fondamenta e un letto in modo tale da fare il livello 10, così possiamo prenderci il cavallo. Allora, dopo aver craftato diverse fondamenta in paglia, abbiamo fatto il livello 10. Quindi in teoria possiamo addomesticarci questo cavallo in passivo. Tra l'altro, per trovarlo mi sono fatto di più chilometri. Poi cerchiamo di non farlo scappare. L'altro 140, non ma. No! Sono stato un idiota. Aspettiamo un attimo che si calma e ci riproviamo. Allora in teoria si è calmato, quindi cerchiamo di non farlo spaventare. Certo, però che se magari lo fermi. Olè. 24%, quindi in teoria altre 7 e dovrebbero bastare. È sbattuto contro la barricata di legno e ha perso il timing, diciamo io. Che parole, cioè veramente. Io voglio dire no. 98%, cioè ma 2% in più non me lo potevi dare. Vabbè, facciamo finta di niente. Mangio un'ultima volta e abbiamo finito. Olè. Sì, sei felice. Allora, direi che a sto punto, se magari carica la mappa, andiamo qui davanti sulla spiaggia. Cerchiamo magari di killare un paio di dodo senza magari morire dal primo tizio che passa. Allora ce ne andiamo sulla spiaggia, facciamo un po' di pelle, così facciamo un paio di bole. Poi il primo ptero decente che troviamo gli tiriamo la bola e l'addormentiamo col cavallino. Avevo praticamente la registrazione spenta, sono andato lì davanti, mi sono trovato il giga in faccia, tipo non è stato bello, ho preso un mezzo infarto in realtà. Quindi facciamo che andiamo a quest'altra spiaggia qui davanti, che è meglio. In realtà questo cavallo è tipo livello 20, quindi magari facciamo così, non piglia danno. Lo sai che non si vede il danno, ma in realtà lo sta pigliando perché tipo a metà vita, occhio e croce. Dammi la tua pelle per favore. Un paio di scalciate. Vole. Così almeno ci abbiamo la pelle. Facciamo un attimo la bola. Allora, ecco qui le bole. Vediamo un attimo questo che livello è. Vede? No, a livello 20 no. Guardo piuttosto. Facciamo così. Almeno prendiamo un altro po' di pelle. Se magari questo ptero decidesse a scendere. Vediamo che livello è. Mannaggia, mi ha fatto la finta. Vabbè, nel frattempo posso fare un altro paio di bole? No. Ecco. Niente, lui svolazza lì tranquillo. A questo punto mi sembrava di aver visto una pecora, infatti eccola qui. Recuperiamo un po' di carne. Almeno appena addormentiamo uno, già possiamo addomesticarlo. Magari non scappa via. Ole. Lasciamo un attimo qua. Abbiamo un livello almeno superiore a 120. Livello 6, 95.
Purtroppo, so per accontentarsi. Dormenti, grazie. Allora, recuperiamo un attimo un po' di carne, così lo facciamo mangiare. E poi cerchiamo di procurarci un po' di chitina. Allora, nel frattempo che l'ho presa domestica, è arrivato al 65%, mi sono fermato un attimino davanti a questo laghetto. Visto che comunque questi sassi qui danno un pochino di metallo per il gioco. Niente. Gioco un po' di metallo. Perfetto. Quindi ci fermiamo un attimino qui. Cerchiamo di farci almeno un minimo di casetto. In modo tale che magari posso piazzare anche il letto. Facciamo un attimo anche la porta e un po' di muri. Così magari nel frattempo facciamo anche un paio di livelli. Facciamo così. La porta la mettiamo qui, questo si chiude, abbiamo un muro, ottimo. Però qualcosina c'era nel cavallo, quindi proviamo un attimo a pullarci qualcosa. Beh, altri due muri, meglio di niente. E uno ed uno. Lasciamo anche il letto qui di fianco. Magari mangio così non crepo. E nulla, aspettiamo un attimino che si addomestica. Nel frattempo farmo un altro pochino per finire questo pseudo rifugio. Allora l'Optero finalmente si è addomesticato. In più mi sono fatto anche un arco in modo tale che possiamo ammazzare tipo un ragno o qualcosa del genere per fare chitina. Così magari gli facciamo la sella. Ho lasciato tutto quanto nelle due casse, anche se non ci abbiamo tantissima roba, però meglio di nulla. Quindi direi che a sto punto andiamo a piedi. Magari quello si fa i fattacci suoi. E cerchiamo magari un ragnetto per fare un po' di chitina. Allora lì davanti già vedo una mantide, quindi magari proviamo un attimino con la bola. Se non sbaglio dovrebbe fermarsi, altrimenti c'è il ragnetto lì davanti. Eccola che arriva. Ok, non funziona. Vado a recuperare il mio povero arco. Ecco lì il nostro corpo, in realtà c'è anche la mantide, quindi vediamo un attimino di non rompergli le scale, anche se in realtà questo è a livello 60, quindi a questo punto. Cavallo, che cacchio stai a fare? Scalciamo un pochettino. In teoria dovrebbe addormentarsi, no? Questo è nel livello alto. Che non mi sembra molto intenzionale. Ok. Tra l'altro, ottimo perché ci ha dato anche l'accetta di metallo. Il che, devo dire, ci torna notevolmente comodo. In più anche il falcetto, comunque. Così. Beh, direi che con la chitina siamo praticamente a posto. Anche se ho visto un ragnetto lì a sto punto. Facciamo anche lui. Abbiamo rotto il sacco a pelo di qualcuno, ma non ce ne frega una mazza. Olè. Questo però non ci ha dato nulla, peccato. Beh, direi che possiamo anche tornare indietro e vediamo un attimo se possiamo fare la sella. Direi che abbiamo un enorme problema, tipo. Fatto. No, dai. Purtroppo era prevedibile che accadesse prima o poi. È accaduto un po' prima del previsto. Però facciamocene una ragione e andiamo avanti. Allora, piccolo aggiornamento. Praticamente sono passate un paio d'ore dopo che c'è morto l'Optero. E praticamente ne avevo ritamati due. Soltanto che mentre stavo farmando uno l'avevo lasciato dentro. Praticamente ho rotto un soffitto, l'ho fatto entrare e ce l'ho chiuso lì. Allora fuori, e praticamente un tizio ha cominciato a mangiarsi l'Optero con la viverna elettrica. E praticamente nulla, non potevo fare una mazza, quindi appena spaccato il soffitto di sopra, un po' così, no? Nulla, sono scappato con l'Optero, praticamente solo con gli attrezzi in metallo e basta, e nulla. Per fortuna c'avevo un po' di frecce sedative, quindi mi sono ripreso un grifone, e in più
avevo l'Ankylo qui che sta praticamente dormendo. Ormai da un bel po'. Infatti il cibo è sceso di un botto, quindi a sto punto direi di provare un attimino a tornare indietro dove avevamo la casa in legno, no? E proviamo un attimo se c'è verso di recuperare almeno l'uovo di viverna, che purtroppo pesava troppo. E per scappare dal tizio con la viverna doveva essere veloce con l'Uptero. Quindi nulla, andiamo a vedere cosa è rimasto e torniamo indietro. Allora, ho ripreso un attimino stamina perché praticamente la nostra casetta dovrebbe essere, sì, lì davanti. Quindi facciamo così. Speriamo che non c'è nessuno. In teoria sembra tutto tranquillo. Là c'è praticamente il soffitto bucato dal quale sono scappato alla velocità della luce. Un sacchetto. Ah, ci ha lasciato la sella il tipo. Qui invece. Questo è il tricerato, che poverino. Ha fatto una finuccia. Mamma mia. In realtà forse è rimasto praticamente tutto. Infatti. Praticamente mi ha visto scappare. Si è praticamente fermato. Facciamo così. Tra l'altro questo l'ho recuperato da un tizio addormentato sulla spiaggia. Pensavo che stava qua, però ho detto guarda. Proprio diciamo che ci ripigliamo anche un po' di carne, che almeno ci facciamo i narcotici, la chitina che ci serve, un altro po' di carne, non ci sta più nulla. Qui invece qua posso praticamente riprendere tutto, magari la pietra no, perché altrimenti povero grifone. Anche se già così ho i miei dubbi che volerà. Ok, butto un attimo sta roba. Me la fai buttare? Ho detto che all'Imimus mi ha fatto prendere una paura. Ci abbiamo un po' di bacche, che almeno facciamo mangiare quel povero anchilo. Così possiamo fare anche un po' di metal, no? Un po' di chitino. Questo metallo io sinceramente me lo riporterei in realtà. Ora speriamo solo che il grifone voli. Proprio vola, ma il coraccio è tipo un magazzino volante. Beh, diciamo che così ci vorrà un po' a tornare indietro. Però almeno abbiamo recuperato un po' di roba. Eccoci ritornati finalmente indietro. Allora, lasciamo un attimino tutto qua dentro. Vorrei quindi un attimo di svuotare il grifone in modo tale che almeno va a una velocità decente. Facciamo così. Ole. Ora in realtà probabilmente ci servirebbe farmare un attimino un po' di cement, quindi anzi, prima di farmare la cement magari faccio mangiare quel povero anchilo. Sono tipo 40 minuti che sta lì. Allora, le bacche, le bacche. Ecco qua, tieni, nutriti. E noi nel frattempo andiamo a cercare un attimino un po' di cemento, anche se di notte vedo quasi una mazza. Allora, un altro po' di stamina, dai. Vediamo se dobbiamo scappare. Ok. Qualcosa di strano. Allora in teoria da qui ci dovrebbe essere un po' di cemento. L'unica cosa, si vede una mazza tipo. Allora vediamo un po'. Ok, qua c'è. Diciamo che molto rapidamente. Ma mi ha detto che ha lasciato solo il legno. Ora il problema è che c'è l'esercito della storia qua che mi sta a rincorrere. Guardate quanti cavolo sono, c'è cioè assurdo. Anche se non so quanto si vede, perché ripeto, è notte, non si vede una mazza. Così. In teoria sono proprio tutti quanti giù, quindi
Allora, buttiamo il legno. E ci pigliamo soltanto. Che cavolo? Non ho ben capito che cavolo mi ha attaccato in realtà. Allora, oltre alla cemento però, un'altra cosa che ci farebbe comodo sarebbe lo scarabeo. In modo tale che ci fa il fertilizzante e possiamo mettere magari un po' di piante X, visto che le torrette ancora non abbiamo la possibilità di farne. Se non ricordo male, in teoria qua attorno dovrebbero spawnarci le piante. Quindi noi possiamo raccattarci i semi, no? In teoria dovrebbe essere tipo qua attorno. Non riesco a vederne nemmeno uno. Ecco qua. Andiamo qui. Ok. 72. La voglio. Ora, se un gentile brontosauro facesse una cacchina. Ok. La pigliamo un attimo. Direi che ora non c'è che cerca uno scarabeo. Purtroppo non riesco a trovare nessuno scarabeo, quindi facciamo che proviamo a vedere un attimino qua davanti. In teoria, e infatti è proprio qua. L'unico problema è c'è sta maldettissima mantide. Però ce la facciamo quella di sotto. Purtroppo questo grifone non è che sia proprio il massimo. Era a livello 55, quindi diciamo i danni sono un po' limitati. Facciamo così. Diciamo che uno gli basta. Col cavolo, ho beccato proprio quello al 145, mannaggia. In più quanta roba mi sta arrivando addosso, non si sa. Sto pensando, allora, vediamo un attimo. Io purtroppo non c'ho nemmeno carne marcia. Infatti. Direi che vado a prendere un attimino un altro po' di cacche, non carne, dal bronto e nulla, torniamo indietro e ce lo prendiamo. Purtroppo le bestie di questa mappa sono tutte estitiche e quindi facciamo che faccio la sella all'anchilo e gli facciamo mangiare un po' di stimbacchio, perché altrimenti non ci credo, cioè, ma proprio questa è un po' presa in giro, no? Allora facciamo così. What? Togli sta cosa. Mangiamo un po' di bacche. Facciamo così. Premiamo Z. E 1. Mangiamo altre 40. E 2. E in teoria con l'ultima dovrebbe bastare. Riprendiamo un attimo. E torniamo un attimino dallo scarabeo. Maledetto ragno, per forza devo rompere le scatole. Sto prendendo un attimo stamina. C'è un attimo di pace. In teoria il timing dello scarabeo è ancora in corso, che dice 33%, quindi vediamo un attimino e speriamo che non sia resettato. Vieni qui, piccola mantide. Vieni, vieni. Andiamo giù. Quanto rompono le scatole ste bestie? Cadete di sotto. Ok. Mettiamo un attimo cacca sullo zero. Questo magari lo togliamo di mezzo. Mentre mica lui killa a me, cioè, nel senso. Oh oh. Vedo una mantide. Che si sta avvicinando. Mannaggia. Purtroppo sto grifone è un po' veramente una mazza, tanto. Con un po' di fatica e in una decina di minuti ho fatto un attimo pulizia, quindi facciamo mangiare un attimino sto cosino, guardandoci sempre alle spalle. Queste mantidi sono terribili. Se per favore tu potessi mangiare un paio di volte sarebbe tipo fantastico. 87, in teoria altre due. Ora io non vorrei lamentarmi, ma 99,4% che rottura da scatola. Dai, su, mangio un'ultima volta. Olè. Lo pigliamo un attimino.
a casa, così comincio a fare un po' di fertilizzante e ci piantiamo le piante X. Purtroppo per fare il fabbricator manca il petrolio, quindi direi ci andiamo a fare un attimino un giro sulla neve, molto veloce perché non c'ho l'armatura. E vediamo magari se qualcuno ha messo la pompa di petrolio sbloccata, anche se ne dubito. Tra l'altro là dentro c'è la cave in cui praticamente volando possono prendere 4 drop che sono o gialli oppure blu. In realtà non è nemmeno male come cosa. Allora, vediamo un po', se non ricordo male, qua attorno un po' di petrolio ci dovrebbe essere. Infatti lì c'è, ma è quello da estrarre, quindi diciamo che è un leggerissimo problema. Altrimenti tocca aspettare lo scarabeo, ma diciamo non è che ne produce proprio a quantità industriale. Anche se potrei provare a vedere qua sotto, che mi sembra che c'è l'entrata di una pseudo cave, in cui praticamente forse un po' di petrolio riusciamo a trovarlo tipo lì. Vediamo se mi ricordo bene, ma per fortuna sì. Facciamo così. Ovviamente mi dà più pietra che petrolio, però va bene nel senso. In realtà già 108. Non è per niente male. E magari c'è anche qualche pinguino. Sarebbe tipo fantastico, ma vedete solo tre tipo. Tanto sta zona è un po' laggante, tipo. Così. Ole. Di polimero comunque. Direi che non è male. Altro pochino sarebbe anche meglio. C'è solo uno lì, ma immortale. Eccoci qua. Prendiamo anche la chitina nel nostro inventario. A questo punto direi mettiamo un altro po' di stamina, così magari possiamo tornare indietro senza fare nessun checkpoint. In realtà sono 48 persone su sto server, ma non ho visto tantissime case in realtà. Probabilmente lì davanti c'è qualcosa perché vedo un po' pochi alberi. Beh, diciamo che a Viking Bay, a parte sta pseudo struttura qui, e lì mi sa che è vuoto. No, di solito sta zona qui è sempre piena. Più che altro mi piacerebbe sapere dove sta quello con la viverna, che magari gli andiamo a fare uno scherzetto. Visto che lui 2 volte è venuto a rompere le scatole lì. Aspetta, vediamo un attimo se ha rotto qualche altra cosa. Ah, ok. Un altro tizio ha rotto 249. Ha rotto praticamente tutto. Va bene. Tanto c'era una mazza, quindi chi se ne frega. Allora, in teoria noi siamo qua davanti. La stamina purtroppo mi abbandona sempre nei momenti peggiori. Eccoci qui, casa dolce casa. Ora vediamo un attimino se è possibile fare il benedetto fabbricator. Facciamo così. Sbagliato. Allora, fabbricator. Cavolo. Polvere pirica di qua. Me ne fai 25, basta. E poi in realtà volevo fare anche il rialzo coltivabile per le piante, no? Tipo 4. 4 non si può. Diciamo che contento, ma 2 si fa un po' poco. Lui intanto mi sembra molto intenzionato a collaborare.
Prendiamo la polvere pirica e ora gioco. Se per favore mi puoi fare il fabbricator, grazie. L'unica cosa, senza benzina, è stata una mazza. Quindi facciamo così. La pelle ce la pulliamo. Guarda, ha detto tutto. Questo è sto punto, visto che è veramente ingombrante, direi che ce lo buttiamo qua sopra. Dopo sta. Diciamo che è più finalizzata a far centrare tutto sta casetta che altro. E nulla. Un attimo che fa un po' di benzina, così possiamo usare il fabbricator. Intanto direi che lascio tutto qui, a parte questi due. Magari anche due semini. E vorrei cominciarle a mettere tipo qua di fianco. Lo so, mangio, non ci credo. È veramente un cretino. Allora facciamo così, ce lo piantiamo. Così nel frattempo, appena piove, si comincia a riempire l'acqua a 600, no? Olè. Questo ce lo mettiamo qua. Non si è capito da cosa ho preso danno, però va bene. Nulla. Se qualcuno vuole fare una cacchina tipo tu, non la vuoi fare? Facciamo che d'aiuto. Vuole. Ecco. Lo diamo allo scarabeo. E magari ci fa il fertilizzante. Magari. Che non mi sembra che stia proprio funzionando. Allora, sto un attimo guardando per il C4 cosa ci occorrevano. Vabbè, la polvere da spa, il polimero eccetera non è un grosso problema. In realtà l'unico problema attualmente sono i circuiti, quindi direi facciamo un fucile a pompa. Così magari appena troviamo uno stegosauro tech o un parasauro, lo killiamo col fucile a pompa e ci pigliamo gli elettronici. Molto semplice. Andiamo qua giù. Facciamo un po' di polvere da sparo, anche se mi sa che devo fare per forza prima questo. Allora, praticamente col fucile a pompa sono riuscito a fare un po' di elettronici, infatti ora ci abbiamo sia il detonatore del C4, sia uno in carica più 7, quindi 8 C4. Ora vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare di basi raidabili. Qualcosa non di troppo enorme. Magari alla nostra portata e con 8C4 ci bastano. Quindi faccio un attimo un giro della mappa e ci vediamo appena trovo una base raidabile. Allora, praticamente mentre stavo girando, finalmente ho trovato queste due casette. L'unica cosa che ho dovuto alzare la gamma, anche se non lo faccio mai perché non mi piace, e altrimenti inserite veramente un tubo. Allora vediamo un attimo. Sembra tutto tranquillo. Qui la vola ha fatti suoi, ok. Facciamo così. What? E uno. E due. Ok. Qualcosa. A parte il lag, questo non c'è una mazza. Non mi dica ho beccato l'unica casetta che non c'è un cavolo. No, è veramente. Un po' di perle. A parte questo, c'è una mazza questo. Che dì. Un po' triste. Va bene. Speriamo che questo al fianco qui c'è qualcosa in più, altrimenti. Diciamo che è stato veramente poco proficuo. Uno. Me lo lanci sto coso? No. Uno e due. Ops. C'è una mazza. Qua lagga tutto. Un po' di carne cotta. Non vedo niente. È proprio implosa la casetta.
Ma è possibile che non ce ne ammazza nessuno? Questo che c'è? Guarda un po' di narcotico. Campfire, c'è la carne. Poi niente, beh, che devi. Magari un criopod con una bestia dentro. Poteva essere una cosa buona, purtroppo non c'erano nulla. Beh, che dire. Direi che la nostra giornata sul server PvP può finire anche qui.